Buonasera a tutti, siamo in compagnia del nostro mister Stefano Ceverriati al termine di Pavia Saronno, 2-1 per noi, mister, una grandissima vittoria, arrivata anche con un po' di sofferenza nei minuti finali. Concordi su me, con me sul dire che è stata una partita pienamente equilibrata, no? Assolutamente sì. Parto dall'episodio finale che secondo me è rigore netto a favore del Saronno, quindi sarebbe finita 2-2. Però noi abbiamo cincine in porta, magari potremmo anche parare. Faccio i complimenti a Matteo che ha già fatto 2 o 3 parate da grandissimo portiere. Siamo fortunati ad averlo noi. La partita sapevo che il Saronno era un'ottima squadra, non pensavo così. A mio avviso la squadra più forte che abbiamo incontrato. Conosco il nuovo allenatore, lo stimo molto, l'ho detto ancora l'altro giorno. So che tipo di allenatore è, come giocano le sue squadre. E quindi complimenti al Saronno. Mister, al di là di tutto possiamo dire che abbiamo visto una partita completamente differente nel secondo tempo rispetto al primo. Io ti devo per forza chiedere cosa hai detto ai tuoi giocatori durante l'intervallo, cosa è cambiato nella tua squadra nei 10 minuti che hanno diciamo così differenziato il primo tempo dal secondo. Non è che ho detto, purtroppo in tutte le tribune italiane ci sono tantissimi allenatori, ho preso insulti nel primo tempo, però io devo pensare a fare l'allenatore, pensare ai giocatori che ho a disposizione. Panigada vorrei farlo giocare, ma arriva da un periodo di inattività, ha 20 minuti nelle gambe e oggi era l'unica alternativa che potevo avere davanti, non potevo permettermi di rischiarlo dal primo minuto. E quindi quando è entrato ha fatto bene, ha cambiato tra virgolette la partita. E niente, però i miei ragazzi io so di che pasta sono fatti, una squadra che non ci sta a perdere, una squadra che poi l'ha dimostrato nel mio percorso, quindi è una squadra che ha grandi attributi e anche oggi l'hanno dimostrato, ripeto, un'ottima squadra.